21 giugno Palazzo Formosa, 23 giugno Piazza Amendola. Vi chiederete che significa? Significa che in queste due date ci sarà un importante evento a San Valentino Torio. C'è musica, musica per tutti. Ci sarà la festa della musica dedicata alle bande musicali. Bande musicali chiaramente che sono state invitate, scelte dalla Proloco, che è la diramazione dell'amministrazione comunale, che hanno voluto queste due giornate di musica nella città dell'amore. Noi avremo due appuntamenti importanti, il 21 e il 23 di giugno, la festa della musica che quest'anno è dedicata alle bande musicali. Noi infatti apriremo la mattina con una banda musicale della città di Castel San Giorgio, il gran concerto bandistico che girerà per le strade, quindi porterà quest'area di festa. Questo di mattina? Di mattina. Di sera concerti, cominceremo con un gruppo di bambini che fa parte della rete dello Zecchino d'Oro, che aprirà la festa della musica con l'Inno d'Italia, e quindi, e poi da lì spaziamo un po' con altre orchestre scolastiche fino ad arrivare a gruppi di professionisti la sera che ci faranno ballare e spaziare dalla musica swing al Dixieland, poi passeremo al sound dei Blues Brothers e fino a chiudere con la disco dance anni 80-90, quindi ce n'è per tutti i gusti. L'evento è la quarta edizione che si fa a San Valentino Torio, è un evento a livello europeo, a livello della festa della musica, a livello nazionale. Io sono orgoglioso che sto facendo questa manifestazione che è la quarta e spero di portarle ancora più avanti, più grosse, più. Questo è il mio come presidente della manifestazione. Sono due giornate di musica, ma anche di socialità, di aggregazione. 21 giugno di sera al Palazzo Formosa, qui a partire dalle 21, e poi c'è tutta la giornata di domenica 23 giugno, si parte di mattina in piazza con le bande musicali e poi ci sarà una serata di musica, come dire, a tutto tondo, nel senso che ci saranno esibizioni di varie tipologie di band, di gruppi, dal folk al blues, alla musica popolare, alla disco, diciamo, a quella più musicata e quella più danzata, e quindi sarà davvero due giorni straordinari. Una battuta, ma lei ballerà? Io non so ballare, ma so un po' cantare. Un po' di canzoni le faremo sicuramente, ovviamente il mio genere è un po' datato, però mi adatto. Queste due serate in effetti sono state organizzate dalla Proloco, ma noi come comune abbiamo ben volentieri patrocinato e abbiamo patrocinato l'evento. Chiariamo, musica di ogni genere. Musica di ogni genere, dalla canzone classica napoletana alle band, ai nuovi giovani, ma anche le persone quindi anche di una certa età un po' più matura. Diciamo che aspetto l'ultima band, quella che fa il revival sugli anni 80-90. Diciamo che torniamo proprio agli albori. Invito a partecipare con le proprie famiglie, i propri amici, perché c'è da divertirsi. Musica per tutti dalla mattina alla sera. Si balla, si beve, ci si diverte. Fermi. Ci siamo, fermi ancora. Facciamo due, tre foto.